Ciao a tutti, mi chiamo Enrico e sono un ragazzo di 23 anni. Questo è il mio primo video qui su YouTube e volevo dedicarlo alla presentazione e a spiegare quella che è la mia idea, il mio progetto. Allora, io da circa 10 anni ho un grandissimo sogno ed è questo il motivo per cui ho deciso di creare questo canale. Prima di tutto, io sono un ragazzo che si è sempre sentito diverso dagli altri. Mi fanno schifo tutte le mode. E provo disgusto per tutto ciò che significhi omologazione, imitazione. E odio tutto ciò che porti allo spegnimento della propria mente, del proprio cervello, della propria identità, per adeguarsi a quello che gli altri o la società ogni giorno si vogliono propinare. Ma soprattutto sono un ragazzo molto sensibile, sensibilissimo, e quindi mi sono rotto i coglioni di vivere in una società in cui le persone buone, le persone sensibili, le persone che rispettano gli altri, le persone profonde, quelle ricche dentro, siano considerate strane, stupide, fuori moda. Viceversa, le persone insensibili, cattive, le persone che non rispettano nessuno, le persone vuote dentro, sono diventate ormai la regola. Non solo, sono il massimo esempio che tutti o quasi cercano di raggiungere, la massima aspirazione. E ciò è drammatico, schifoso, e ancora più schifoso è il fatto che chi segue la moda è considerato figo. Chi non la segue perché non gli piace, perché non la vuole seguire, è considerato un perdente, uno sfigato. E ciò è drammatico, è vergognoso, e quindi io apro questo mio primo video, questa mia iniziativa, per manifestare il mio disgusto per la società odierna, e soprattutto perché reputo intollerabile vivere in un mondo in cui chi è sensibile, chi è dolce, chi è buono è considerato un perdente, chi è insensibile, chi è cattivo è un vincente. Ma sapete cosa significa essere considerato sfigato? Uno sfigato è colui che nemmeno col binocolo vedrà mai una ragazza attorno a lui o un ragazzo, e nemmeno col binocolo vedrà per esempio un gruppo di amici. Insomma, la società decide quello che è di moda e chi non la segue è emarginato. Questo è il motivo per cui la società degrada sempre di più, specie negli ambienti più giovanili, ma non solo, perché le persone hanno paura, non vogliono rimanere isolate, non vogliono venire emarginate, non vogliono restare sole. E allora si adeguano e si fanno influenzare dagli esempi più negativi. Dunque il mio video è rivolto a coloro che magari vorrebbero mantenere la propria identità, non vorrebbero svendersi a quello che io chiamo gregge di pecore, però magari per fragilità, per troppa sensibilità, non hanno abbastanza forza per esprimere le loro idee, non hanno coraggio, si sentono sole. Io vi dico, non siete soli. Siamo certamente in minoranza, ma essere in minoranza non significa essere in torto. Abbiamo del tutto ragione. Loro sono le merde, noi abbiamo ragione. Se essere buoni, sensibili, significa essere sfigati, sapete cosa dico io? Viva gli sfigati! Quindi, questo mio canale è riservato a tutte le persone che soffrono, a tutte le persone che si sentono emarginate, a tutte le persone che si sentono buone e, non pens e pensano che la loro condizione non sia giusta, e pensano che sia intollerabile vedere persone di merda attorniate da ragazze, attorniate da felicità, presunta felicità, in realtà loro sono i più tristi di voi, e persone valide, buone, costrette a rimanere sole, in disparte, ai margini della società. Tornando al mio sogno iniziale, il mio sogno è questo. Io da 10 anni sogno di poter essere la voce di coloro che non hanno voce. Dunque, da oggi parte questa mia iniziativa. Farò una serie di video con di differenti temi e spero me lo proponiate anche voi. Aspetto suggerimenti. E ricordate, da oggi anche tu hai una voce. La mia voce è la tua voce. Ciao amici. Come promesso, sono di nuovo qui con questo mio secondo video e in questo filmato volevo approfondire il discorso sulla società. E poi volevo parlare delle aberrazioni, delle schifezze maggiori e delle cose prive di senso che purtroppo, ahimè, caratterizzano questo nostro mondo, questa nostra società. Prima però volevo rispondere ad un commento di Italian Pride 1986
che in riferimento al mio primo video scrive: "È solo una questione di scelte. Il vero sfigato è quello che rinuncia a se stesso per adattarsi alla società." Ecco, io in parte sono d'accordo. Sono il primo io a sostenere che sia del tutto sbagliato adeguarsi alla società, però in parte non posso condividere fino in fondo, perché purtroppo non tutti hanno la mia o la tua personalità. Ci sono persone che, come ho già detto nel primo video, sono veramente fragili, sono persone che sono deboli e non hanno la forza di non adeguarsi alla società. Hanno troppo paura di venire marginate o di venire denigrate queste persone. Allora, per non soffrire, adottano come soluzione quella di adeguarsi alla società. Ovviamente è una soluzione che io non posso condividere, non condivido, però posso capire, posso perlomeno provare a capire. E per spiegare meglio questo aspetto, volevo utilizzare un esempio. Immaginiamo una classe, una normale classe di una scuola superiore nella società di oggi. Di solito vi è sempre un ragazzo o una ragazza, non è importante il sesso, che magari non è molto bello fisicamente, magari è un po' sovrappeso, magari ha anche gli occhiali. Nella stessa classe accade che vi è anche un gruppo di persone, più o meno numerose, che prende di mira, offende e non lascia in pace quel ragazzo. Se in quella classe c'è qualcuno che si ribella a tutto questo, gli altri prenderanno di mira anche lui. Dunque, secondo me, ci sono alcuni compagni che magari dentro non sono persone cattive, non sono persone del tutto negative. Sono semplicemente persone che hanno paura di venire emarginate, di venire prese di mira a loro volta. E allora si adeguano. Quindi ovviamente io non giustifico, non assolvo queste persone, però non posso nemmeno condannarle, come invece condanno con fermezza quelli che quella moda l'hanno iniziata. E in questo caso la moda è prendere in giro, offendere una persona perché è grassa o perché è brutta. Secondo me la differenza è enorme, perché chi ha iniziato quella moda, secondo me, fa parte al 100% della società di oggi, perché porta avanti i valori che la società si propina, che sono antivalori: il non rispetto, la non educazione, la non sensibilità, la stupidità, insomma. Dunque, secondo me, i veri sfigati sono questi. Ma sfigati è anche il termine sbagliato. Io li chiamerei più che altro pezzi di merda, perché chi prende in giro e chi offende una persona perché brutta, perché grassa, cos'è se non un pezzo di merda? È un immondo pezzo di merda. Tornando al commento di Italian Pride 1986, c'è un'altra frase molto interessante, ed è questa: "Molti pensano che tu sei quello che vesti. Tutti, se indossiamo 1.000 euro di vestiti, siamo fighi, ma veramente quanto vali?" E questo purtroppo è un altro aspetto drammatico della nostra società. Ma ci rendiamo conto che viviamo in un mondo in cui le persone sono giudicate per quello che indossano, per quello che comprano e per quello che appaiono? Non conta nulla quello che uno è dentro e quello che uno ha dentro. E ciò è veramente ridicolo, drammatico e schifoso. Come si fa a giudicare una persona guardando soltanto gli oggetti che possiede? E ciò è proprio stupida come cosa, per un motivo molto semplice. Io non sono quello che indosso, non sono quello che compro, io non sono la mia camicia, io non sono il mio cellulare che ho sul tavolo. Io non sono nemmeno quello che appaio allo specchio. Io sono quello che ho dentro, quello che sento e le emozioni che provo. E tornando all'aspetto fisico, come si fa a giudicare una persona per la bellezza? Cioè, la bellezza secondo voi è un merito? No, uno che è bello fisicamente lo è perché è nato così, quindi non ha meriti. Al contrario, una persona brutta fisicamente lo è perché è nato così, quindi non ha colpe. Quindi come si può giudicare una persona, come si può considerare la validità di una persona guardando aspetti che sono del tutto casuali, come la bellezza? Una persona andrà giudicata per quello che è dentro, per la sua ricchezza interiore. Poi sicuramente, tornando a prima, ancora peggio è giudicarla questa persona per i vestiti che indossa, ma stiamo scherzando? Giudicare una persona guardando le scarpe che indossa, la camicia che porta. Cioè, siamo in una società veramente di un livello che mi vergogno solo a pensare. Cioè, io mi vergogno soltanto a pensare di viverci.
in questo mondo. Scusate la mia foga, ma purtroppo mi indigna quando parlo di queste cose perché sono cose che veramente sento e che mi disgustano veramente tanto. Dunque io mi ribello e chiedo a tutti voi di ribellarvi ad una società del genere e mi rivolgo soprattutto a quelle persone che appunto non sono belle fisicamente, magari non vogliono buttare i miei soldi investiti, che però hanno qualcosa dentro, hanno qualcosa da esprimere, hanno pensieri, hanno un cervello pensante. Mi rivolgo a voi e vi dico semplicemente non cambiate mai e non preoccupatevi. In questo caso mi rivolgo a quelli che magari ne soffrono del fatto di rimanere in disparte o isolati. Non preoccupatevi. Tu puoi essere anche brutto, non di moda, puoi essere anche non considerato perché porti vestiti fuori tendenza. Ma fregatene, tu sei il migliore. Cosa te ne frega se un ragazzo ha 50 ragazze attorno e tu zero? Quel ragazzo è un coglione e le ragazze che gli vanno dietro sono 50 troiette idiote. Idiote per un motivo semplice, non è un'offesa. Una ragazza che va dietro a un uomo soltanto perché è bello e perché possiede degli oggetti, cos'è se non un idiota? E lo stesso vale al contrario. Un maschio che sceglie una ragazza perché è bella e non conta nulla quello che ha dentro. È un coglione, un imbecille. Quindi tu devi essere contento di avere un cervello che capisce queste cose. E se ti senti triste perché ti senti solo, non preoccuparti, sei solo. E se sei anche brutto, ancora meglio. È quasi una qualità al giorno d'oggi. Perché chi soffre, chi ha motivi per soffrire, acquisterà una sensibilità sempre maggiore e una capacità di capire e analizzare le cose. E dunque resta sempre come sei, non preoccuparti, che tu sei il meglio. Tu sei assolutamente il meglio. Gli altri sono delle merde, sono degli esseri che vivono e non sanno perché. Tu magari, anche se ti senti in una condizione di tristezza, di depressione, però sai cosa vorresti. Gli altri vivono di stronzate e pensano di essere felici. Tu almeno sai cos'è la felicità. Quindi per concludere, ricordatevi che se avete un cervello e una propria identità, quello è quello che conta. Siete fortunati e gli altri sono gli sfigati. Al prossimo video. Buonasera a tutti da Capace nei Cronichi Lista. Oggi è sabato 2 aprile 2011 e voglio raccontarvi una fiaba, una sorta di favola piuttosto incredibile, inverosimile e oserei dire surreale. Cercate di attivare la vostra fantasia più che potete e cercate di immaginare quello che ora andrò descrivendovi. Però, ripeto, dovete impegnarvi e sforzarvi il più possibile, perché quello che ora vi dirò è ai limiti della fantascienza, quindi ci vuole una grandissima fantasia per poter immaginare una cosa simile. Allora, inizia la storia. Immaginatevi che esiste un posto in cui c'è un universo infinito, in un tempo infinito, cioè in un tempo che non ha mai avuto inizio e che mai cesserà. In questo spazio temporale vi è un universo, ripeto, infinito. E in questo universo vi sono tantissime piccolissime sfere di materia galleggianti. E tra tutte queste sfere vi è un piccolissimo pianeta, un'altra piccolissima sfera, in cui un bel giorno, dal nulla, senza averlo richiesto, piomba e nasce una serie di piccoli esseri viventi. E questi esseri viventi non si chiederanno nulla fino alla morte. Cioè, questi piccoli esseri piombano in questo piccolissimo pianeta galleggiante nel nulla. E questi esseri nascono, vivono e muoiono, e nell'arco della loro esistenza non si pongono domande, non si chiedono il perché,
Perché mi trovo qui? Com'è possibile che io mi trovo qui, in questo piccolo pianeta, immerso nell'immensità? Perché sono qui? Qual è il senso di tutto questo? Insomma, questi esseri si trovano qui e per tutta la loro esistenza non si domanderanno nulla. Semplicemente vivranno la loro esistenza come se niente fosse. Sopra di loro non vi è nulla, l'immensità non esiste, non importa se prima di loro sono passati infiniti anni e non importa se dopo di loro esisteranno altri infiniti anni. Questi esseri si trovano lì e non si pongono domande. Ma vi immaginate una cosa simile? C'è un piccolo problema. Questa non è una favola, questa non è una fiaba. Quegli esseri viventi sono gli uomini, questa è l'umanità. L'umanità è questa, la Terra è questa. La Terra è una sfera di materia galleggiante nell'infinito. In questa Terra vi sono degli abitanti, gli uomini, che a differenza degli animali sostengono di avere una ragione. Un grandissimo cervello, una grande mente superiore a quella degli animali e delle piante. Però queste grandi menti vivono un'esistenza in questa terra senza domandarsi nulla fino alla morte. Vi pare possibile una cosa di questo tipo? La risposta sembrerebbe no. E invece la risposta è sì. Gli uomini sono così. L'esistenza degli uomini è caratterizzata per il 99% di questi esseri da zero domande. Ma è possibile? Sì. Quindi vorrei capire come è lontanamente possibile sostenere che gli uomini sono degli esseri viventi dotati di ragione. Ma ragione per cosa? Io credo che se un essere vivente fosse dotato di ragione, la prima domanda che dovrebbe sorgere è proprio: perché mi trovo qui? Quale scopo ha la mia vita? Cosa accadrà dopo la morte? Qual è il senso di tutto questo? Chi mi ha creato? Chi ha creato il mondo? Niente, il 99% delle persone non si pongono queste domande. Questi uomini sono attaccati alla loro esistenza come se il centro di tutto fosse la loro esistenza, come se la terra in cui camminiamo fosse il centro dell'universo, un universo fatto per noi. E non capite, queste persone non capiscono, che l'universo è andato avanti per miliardi di anni senza di noi e probabilmente andrà avanti per miliardi di anni senza di noi. E solo per caso noi esistiamo. Quindi l'universo non è al centro di tutto, noi non siamo al centro di tutto, noi siamo un piccolo elemento insignificante sorto per caso in questo spazio e in questo tempo infinito. E questi uomini vivono la loro esistenza in questo pianeta pensando soltanto alle loro attività concrete, cioè svegliarsi la mattina, andare a scuola, andare al lavoro, tornare la sera, guardare la televisione e andare a dormire. Ripeto, nulla di male in questo. Se per vivere è necessario lavorare, andare a scuola e fare attività per la sopravvivenza, questo è inevitabile, nulla di male. Ma un conto è fare questo avendo la consapevolezza che si fa questo soltanto perché siamo costretti a fare questo. Perché per sopravvivere dobbiamo lavorare, per sopravvivere prima dobbiamo studiare, poi lavorare, poi guadagnare dei soldi per poter avere il cibo. Un conto sarebbe se si avesse la consapevolezza di questo, capendo però il contesto in cui viviamo. Invece le persone vivono le loro attività, il loro lavoro, come se questo fosse il centro del senso dell'universo.
Cioè, le persone danno un senso alla loro vita perché lavorano. Siccome lavoro, siccome mi realizzo lavorativamente parlando, allora così, come per magia, la mia vita, il mondo ha senso. Ma non c'entra il senso col fatto che tu lavori o riesci a sopravvivere o meno. Il senso è altro. E poi in questo mondo, questi esseri dotati di ragione si dividono in varie categorie. C'è chi crede a teorie come Adamo ed Eva che mangiano la mela. C'è chi crede che se ti lanci come un kamikaze contro il nemico raggiungerai il paradiso. Stiamo scherzando cosa? L'uomo dotato di un cervello sviluppato di ragione. Ma quale ragione? Quale ragione? Una persona deve lavorare, deve compiere delle attività, avendo la consapevolezza che queste attività sono necessarie per la sopravvivenza. E basta. Non deve fare questa attività pensando che queste attività diano un senso alla sua vita. Poi spesso si dice, devo realizzarmi professionalmente e lavorativamente parlando, e soprattutto bisogna sapere quello che si vuole dalla vita. Ma cosa si può volere dalla vita? È come se un batterio. È come se un moscerino un giorno si sveglia la mattina e dice: oggi voglio capire cosa voglio dalla vita. Ma non si può volere niente dalla vita. La vita è random, caos. Siamo qui per caso. Ma vi pare che dal nulla, in questo universo infinito, piomba un uomo e il senso per cui nasce è per realizzarsi in questa vita? Ma aprite la mente, ragionate, non è così. Qualcuno mi dirà, e allora cosa dobbiamo fare? Suicidarsi? No. Senz'altro non si può fare tanto per trovare un senso alla vita e per risolvere il problema del caos dell'universo e della vita. Non c'è una soluzione. La soluzione non c'è. Semplicemente, però, io credo che bisogna avere la consapevolezza di questo fatto. Non si può vivere convinti che le proprie azioni siano il senso di tutto, e se queste azioni non portano a quello che la società considera, diciamo, meta vittoriosa, se non si fa questo, allora la vita non ha senso. Non raccontiamo fesserie. Io credo che, e ne discutevo pochi giorni fa con un mio amico, esistano due modalità. O si è inconsapevoli, e quindi si ha la felicità e la serenità inconscia degli animali e delle piante, che essendo inconsapevoli non hanno problemi esistenziali, oppure, se si ha la ragione, se si ha la coscienza, questa deve servire per raggiungere la verità. Cioè, si potrà avere una ragione per costruire una casa, si potrà avere la ragione per costruire dei rubinetti, si potrà avere la ragione per costruire un iPad. Cioè, la casa, la tana, se la costruisce pure un animale, un uccello. L'uccello è semplicemente più intelligente perché mai si metterà a creare oggetti stupidi tipo l'iPad. Ma la tana, il cibo, se lo procura pure lui. Quindi noi usiamo la ragione per costruirci una tana più bella, una tana piena di comfort. Io credo che la ragione, e soprattutto la consapevolezza e la coscienza, se la si ha, serva per raggiungere la verità. E nel 2010 il 99% degli uomini sono pressoché, nonostante dotati di coscienza,
effettivamente non la, è come se non l'avessero. Non si pongono alcuna domanda. Siamo qui, galleggianti, e convintamente si pensa che se ho la Ferrari, se ho una bella macchina, se ho un bel lavoro, io sono un grande, io nella vita ho vinto, ma hai vinto cosa? Buonasera a tutti, aspetto numerose risposte al prossimo video. Buonasera a tutti, da Capace Enrico il Nichilista. Oggi è mercoledì 1 giugno 2011 e voglio propormi un dialogo tra me ed un mio amico. Io assumerò il ruolo di entrambe le parti. Dialogo tra due pensanti. Ehi, cosa ne pensi del diritto al lavoro? Il diritto al lavoro? Ma che diritto è? Semmai capirei se ci dicessero la condanna al lavoro, non il diritto. La condanna al lavoro per guadagnarci lo stretto necessario per sopravvivere. E invece no, inventano il lavoro come diritto. Il lavoro magicamente deve diventare un diritto, quasi una virtù. È assurdo, dai. Beh, è assolutamente assurdo, anche perché noi siamo costretti ad entrare a far parte di quelle categorie preesistenti per sopravvivere. Operai, impiegati, imbianchini, falegnami, ingegneri, avvocati, medici. Se io invece volessi, per esempio, per sopravvivere, fare come l'uomo primitivo, se io volessi dedicarmi alla caccia, alla pesca, alla costruzione di una capanna e al raccoglimento di frutti, sostanzialmente non potrei, perché sarei considerato come un criminale senza dimora che per di più ruba frutti appartenenti a qualcun altro. Purtroppo questa è la realtà, hai proprio ragione. Il caso governa la mia piccola e misera esistenza e le cose grandi sono già tutte decise. Purtroppo è così. E siccome i più non possono capire che la vita non ha alcun valore e che tutti i grandi dogmi esistenti sono assolutamente artificiali e inventati, queste assurdità continueranno per sempre. Perché si continuerà a considerare questi dogmi inventati come dogmi reali e naturali che fanno acquisire un valore maggiore alla vita. D'altronde mi sovviene un'altra domanda. Cosa ne pensi del diritto alla libertà? Beh, la libertà è un'altra invenzione umana, perché è la solita forma di illusione per alleviare il nulla della vita. È un modo per alleviare la miseria della vita. È come il paradiso. Ora, uno qualunque direbbe: non è vero, la libertà esiste, perché in carcere rimani imprigionato, dal carcere non puoi uscire. Dunque, se sei fuori dalle sbarre, sei libero. A proposito del nulla della vita, oggi ho riso tantissimo quando su un articolo di giornale ho letto questa frase. Il riflesso cremasterico si ritrova fisiologicamente nel maschio di alcune specie di mammiferi, tra cui l'uomo e il cavallo. Cioè, leggendo questa frase, si capisce benissimo che l'uomo è semplicemente un elemento fra i tanti. Ripeto, mammiferi, tra cui l'uomo e il cavallo, ed eventualmente la giraffa, il topo e l'elefante. Cioè, è evidente, l'uomo è uno tra tutti gli elementi che esistono in natura. E da qui nasce il massimo dei drammi e del dramma che espone Cioran. È vero che è bello un tramonto, è bello un gattino, è molto tenero, è bello un fiore che sboccia, è bello un arcobaleno, ma un conto è esserlo uno di quegli elementi, sapendo di esserlo. Il mondo non è un caleidoscopio. Un conto è guardare una realtà ed osservare una bella montagna, osservare un bel tramonto, ma un conto, ben diverso, è essere uno di quegli elementi, con la consapevolezza di esistere e con la consapevolezza di dover morire. E qui nasce una di quelle domande che ancora non trova risposta. E forse questa non risposta lascia ancora qualche dubbio sull'esistenza di un'entità superiore non comprensibile alla mente umana. Cioè, com'è possibile che per caso sia nata la coscienza? Come fa la coscienza a essere frutto del caso? Ah, giusto.
Tu sostieni che la coscienza, se non sbaglio, sia frutto di un effetto collaterale della ragione, ovvero ogni essere vivente ha un proprio punto forte. I felini sono molto veloci, poi ci sono animali di grossa stazza che hanno appunto come caratteristica l'essere di grandi dimensioni e quindi difficilmente attaccabili, poi ci sono animali che volano e animali che sanno arrampicarsi sugli alberi. L'uomo, una volta sceso dall'albero, era sostanzialmente indifeso, fragile, e dunque ha sviluppato il suo punto forte, la ragione, unico strumento dell'uomo. E la coscienza è un effetto collaterale di tale strumento. Beh, forse hai ragione, mi hai convinto. È razionalmente spiegabile anche la coscienza, però io continuo a preferire. Continua a voler pensare che noi siamo semplicemente un esperimento alieno. Ma no, perché se ci pensi anche le scimmie hanno una qualche coscienza, seppur minima. Noi la abbiamo solo leggermente più sviluppata. Dunque, razionalmente è spiegabile la coscienza. Ce l'hanno in minima parte anche le scimmie. Noi abbiamo sviluppato di più questa coscienza. Beh, allora quella scimmia cretina che un giorno decise di scendere dall'albero è veramente da prendere a calci in culo, eh? Che poi scusa, ora mi sovviene un'altra domanda, un altro pensiero. Ma perché noi continuiamo a dire noi che abbiamo coscienza? Ma noi chi? Forse parliamo di me, te, qualche altro raro individuo, ma si tratta di una minoranza. La maggior parte degli individui hanno sostanzialmente la coscienza vicina a quella di quella scimmia di cui abbiamo parlato. Commettiamo lo stesso errore che fece Leopardi, cioè quello di sostenere che tutti gli esseri umani vivono il dramma esistenziale. In realtà non è così. Diciamo che potenzialmente l'uomo ha la coscienza, ma è come se non l'avessero. Anzi, la conferma di ciò viene dal fatto che tale coscienza viene utilizzata per assurdità tipo la Terra è per l'uomo. La terra è in funzione dell'uomo, oppure sono felice se compro un'automobile. Cambia la mia vita se ho successo, se intraprendo una florida carriera. Dunque, vedi, l'uomo potenzialmente ha una coscienza, ma poi, vedendo come la usa, è come se non l'avesse. Potenzialmente avercela, ma sostanzialmente non usarla. Non è una cosa da poco conto, perché non soffrirai per il dramma esistenziale, come me, come te. Come Leopardi. Ma ora quindi un altro dramma è che noi non possiamo nemmeno sapere esattamente cosa sente la mente media, non potendo entrare nell'io altrui, per questo limite che possiamo solo sentire la nostra di coscienza. Quindi in realtà è tutto molto difficile da analizzare, cioè non sappiamo il livello di sofferenza dell'individuo medio. Un medio, per esempio, davanti al lutto, come soffre? Come noi? Di più, di meno, tu vedi che piange, ma sai quel che sente veramente? Sì, unica cosa che sappiamo è che negli stadi più estremi, tipo in alcuni individui in Russia, dove è forte il pragmatismo più estremo e l'assenza totale di pensiero, in quegli individui non si sente nulla. Ah, esatto, però senza provare quel nulla in prima persona, senza provare quella sensazione. Beh, certo, è impossibile. Ti immagini se il tuo cervello riuscisse a pensare assurdità del tipo la disco mi fa sentire vivo, mi dà felicità, la palestra mi fa sentire un uomo vero. Esatto. No, sai perché ho detto questo? È perché noi, diciamo, gli inconsapevoli non hanno il dramma esistenziale, però hanno i drammi dovuti alla fallibilità della ragione. E comunque hanno un dramma di riflesso dovuto alla coscienza potenziale che anche se non è attiva è comunque lì presente. Ma loro sentiranno un malessere, però è tutto da vedere il malessere che loro sentono, non l'abbiamo mai provato. Beh, secondo me sentiranno un senso di eterna insoddisfazione, però non riescono a decifrarlo. Boh, potrebbe essere anche un solletico, però è tutto ad intuito, lo deduciamo in base a quel che dicono. Secondo me sentono, ripeto, un senso di eterna insoddisfazione, anche perché altrimenti dovremmo pensare con la nostra mente che tali persone sentono veramente una sensazione di gioia quando
quando si compra un jeans nuovo. È come se quelle persone potessero sentire una scarica di adrenalina, un scarichi neurone di gioia nel momento in cui compri jeans, nel momento in cui hai jeans in mano, cioè qualcosa di oggettivamente grottesco ed impossibile. Comunque tutto questo è veramente frutto della civilizzazione e ancor peggio della modernità. Come quando uno ha l'ossessione per la donna, girerà attorno a quell'ossessione e da lì nascono le successive ossessioni. Per la stessa logica nascono le ossessioni per il mito dei jeans, dei trucchi, dovuti tutti da condizionamenti. E essendo aspetti non naturali, portano all'insoddisfazione, anche se il problema è sempre iniziale, dal momento in cui l'uomo si distacca dall'animale e non gli basta più l'acqua, il cibo, l'accoppiamento. Anche se, un attimo, pensandoci bene, in termini di società, invece, quei comportamenti delle milioni di cazzate, invece, sono comunque funzionali all'adattamento, perché comunque il contesto della società prevede quelle tali cazzate, dunque chi le compie si adatta al contesto in cui vive, si adatta gregariamente. Ma certamente che è così, ma guarda che se domani nel mondo esistessero soltanto io e te e nasce un bambino, e quel bambino vede soltanto noi, quel bambino seguirà la vita che facciamo noi, penserà sostanzialmente come noi, per spirito gregario. Beh sì, anche se ci fosse un bambino e soltanto noi sulla Terra, l'umanità andrebbe al massimo avanti ancora per una, due o al massimo tre generazioni. Poi, fortunatamente, ci sarebbe l'estinzione. Quindi alla fine il problema è che l'uomo può prendere qualsiasi forma, ritornando al discorso di prima. Però secondo me questo è verissimo, ma l'aberrazione a massima è che alcuni sostengono che l'adattamento sia sintomo di intelligenza. Ma come fa ad essere intelligenza l'adattamento? Cioè allora bisogna accordarsi sulle parole. Cosa significa intelligenza a questo punto? Intelligenza al pari di qualsiasi essere vivente, perché anche gli scarafaggi e le mosche si adattano ed eseguono tutto quello che vedono. Sì, ma gli scarafaggi inseguono tutto se hanno necessità. Il leone non si muove mica. Si muove. Se si muove è per procreare o perché ha fame, altrimenti starebbe a dormire sotto la pianta. Strano, il leone non ha il diritto al lavoro? Un conto, tornando al discorso sul lavoro, è se mi dicessero la condanna del lavoro. Produciamo il minimo possibile per il cibo e i beni primari. E allora capirei. Sì, sono d'accordo anch'io. Ma un conto è passare la vita a produrre. Il diritto al lavoro per il benessere. Ma chi lo vuole questo benessere? Il 99% delle cose sono totalmente inutili e tutte queste cose portano, tra l'altro, questa società alla depressione, al suicidio. Meglio l'estinzione a questo punto, così magari dopo di noi arriveranno degli esseri diversi che troveranno i fossili di questi ominidi e vedranno delle bare di gente con l'iPad. Io veramente, in questo momento sento un mancamento. Mi manca quasi il respiro a pensare che siamo cumuli di ossa e nervi collegati e i più tra questi ominidi iniziano a farneticare cose del tipo: nella vita conta il successo, l'ambizione. Cazzo, ma è clamoroso, ridicolo. Per quello che dico, ma quale intelligenza? L'intelligenza unica per me è l'intelligenza che porta a capire la realtà. Assolutamente vero, l'unica è quella. Si confonde l'intelligenza con raggiungere i risultati. Per quello che uno reputa l'intelligente colui che si adatta. Perché l'adattarsi porta a dei risultati. Invece, il capire la realtà mica porta al risultato. Ma la realtà è la realtà e basta, non deve portare a risultati. Buonasera a tutti, dal vostro capace Enrico. Allora mi trovo in esterna, stanotte ha fatto una grande nevicata, secondo me saranno circa 60-70 cm di neve e faccio questo video perché in queste ore stiamo assistendo alle classiche frasi di un uomo che si crede al centro di tutto
L'uomo crede che il mondo sia a disposizione e poi quando viene una piccola nevicata ci si stupisce e si inizia a dire che evento eccezionale, che calamità naturale, che evento straordinario, quando in realtà è semplicemente un evento, così come tanti altri. L'uomo però si crede al centro di tutto e dunque crede che la pioggia serva per esempio per riempire i fiumi che serviranno a lui per irrigare i campi. L'uomo crede che la neve serva all'uomo per rendere più romantica l'atmosfera natalizia. L'uomo crede che il sole sia al servizio dell'uomo per permettergli un'abbronzatura estiva. L'uomo non si accorge di essere semplicemente un elemento tra i tanti. Un giorno c'è il sole, un giorno c'è la neve, un giorno c'è il terremoto, un giorno c'è una glaciazione, un giorno c'è una neve alta 60 cm, un giorno magari ci sarà una nevicata alta 200 metri e intere città saranno sepolte. Sono fatti assolutamente irrisori e per niente eccezionali. Cioè in questo momento abbiamo tempeste solari nell'universo, abbiamo stelle che esplodono e noi ci stupiamo perché fa una nevicata che intralcia la vita normale dell'uomo. In realtà l'uomo non è al centro di nulla. In qualsiasi momento potrebbe accadere un evento naturale, ma che non sarebbe nulla di straordinario, sarebbe il normale fluire dell'universo. Noi siamo qui per caso, non siamo al centro di un disegno, quindi potrebbe esserci una nevicata dopo domani di 700 metri, potrebbe esserci un innalzamento delle temperature di 500 gradi che porteranno all'estinzione della razza umana. Nulla di strano, non sono eventi straordinari, è che l'uomo si crede al centro di tutto, si crede invincibile e crede che tutto sia per lui. Quando succede qualcosa di diverso, ecco la calamità, ecco la stranezza. Questa è l'assoluta normalità e direi che tra l'altro è assolutamente niente. Anche se fosse stata una nevicata di un chilometro di neve, quindi neve alta fino ai palazzi, non sarebbe nulla di straordinario. L'uomo vive da qualche milione di anni, ma per pura casualità, non è che c'è qualcuno che voglia la vita di questo uomo. Tutto qui. Qui mi trovo nei pressi di casa mia, la città è completamente sepolta, quindi in questi momenti si capisce bene la debolezza di un uomo che non potrebbe sopravvivere praticamente a nulla. Basterebbe una piccola nevicata per una settimana ed ecco che della mia città non arriverebbe nulla. Questo è il frutto di una nevicata di un giorno. Questa è una nevicata di poche ore, notturne. Pensiamo se ci fosse una nevicata per un mese. Se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video, puoi supportarmi abbonandoti al mio canale cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video, scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci. Oppure, in alternativa, puoi aderire alla mia pagina Patreon. Per farlo è semplicissimo, apri la mia pagina Patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese. Il gruppo WhatsApp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano. Puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti.